Buonasera a tutti, da Toco Bike. Oggi per la prima volta facciamo la live serale e proviamo un po' come questa cosa, perché di sera non l'ho fatta mai perché ci sono vari problemi, quindi adesso vediamo se riesco a farla. Comunque, ho detto recentemente l'altra volta, chi segue mi dà che quella di sabato, appunto oggi pomeriggio, non l'ho fatta, quindi proviamo a farla stasera e vediamo se riesco. Poi anche, vediamo anche il prossimo sabato se riesco a farla la sera, perché ho delle varie cose, insomma, che mi rendono un po' difficile fare la sera, per quello che faccio sempre alle 4 del pomeriggio, perché la sera non riesco. Di solito non riesco a farla, quindi vediamo se riesco a farla stasera. Un'oretta, poco più, insomma, adesso vediamo. Giocavo un po' anche in sede, poi ho trovato un documentario su Tokyo che non dura tanto, una mezz'oretta, poco più, quindi vediamo com'è. Come al solito vedo per la prima volta insieme a voi, quindi non so nemmeno com'è. Ho visto solo proprio i pochi primi secondi iniziali, giusto per vedere di cosa tratta. E niente, vediamo un po' di giocare un po', diciamo un po' questa cosa. Intanto vediamo se funziona il chatbot, che dovrebbe funzionare, di solito funziona sempre. Allora, vediamo un po'. Ok, i comandi, questi sono i comandi, e più ha spammato un po' la cosa, il libro. Quindi questi sono i comandi, dove nel book, social e elenco di libri che uso per studiare in giapponese quando facciamo lezioni giapponese a giovedì. E a parte che stavolta settimana, la prossima settimana facciamo venerdì, perché vedo la torta, quindi c'è il Giro d'Italia, quindi vedo le tappe, quindi l'ho spostato a venerdì. E questo è il mio libro, se volete sostenere il mio canale, questo è il mio libro, trovate su Twitch, sì, su Twitch, trovate su Amazon, e sono 5 euro, quindi un ebook, e se volete sostenere il mio canale, oppure potete fare una piccola donazione o su Streamlabs o su Ko-fi.com, quindi indifferentemente, uno dei due se volete. E poi ci sono i social, il network di Otaku Biker. Appunto, oltre al canale qui su Twitch c'è il canale YouTube dove pubblico le live, questa domani la metto su YouTube e vediamo se riesco a metterci anche il video. Un'altra volta sono riuscito a mettere il video anche se c'era un problema di copyright, poi insomma l'ho messo ugualmente, ma non ho avuto eccessivi problemi YouTube. Quindi vediamo se riesco, come un'altra volta, se riesco a mettere tutto il video oppure tutta la live, oppure metto solo la parte in cui gioco e la parte del video la troviamo. Comunque trovate tutto su YouTube, quindi anche sia il video che precedente, quelle lezioni di giapponese, quelle in cui parlo di manga, in cui parlo di letteratura giapponese, che è questo qui del sabato, quindi trovate tutto su YouTube. Più video che faccio quando esco in bici. Adesso domani esco in bici, però non riesco a fare un video perché devo riprendere un po' l'allenamento, perché è un po' di tempo che non esco, quindi adesso quando sono più allenato meglio riprendo a fare dei video, quindi anche esterni, che dopo metterò sul canale YouTube. E vorrei fare qualche altra live, non so se vi ricordate che a febbraio ho fatto una live la mattina. Domenica mattina ho fatto una live in collegamento da esterna da Senigallia, ho fatto una mezz'oretta di live. Adesso vediamo se riesco a farne altre in giro per qualche altra città, fare vedere qualche altro luogo in diretta qui su Twitch una mattina. Adesso vediamo. Sempre la domenica, quando esco in bici, magari faccio un video. Adesso vediamo più là se riesco a farlo. Poi la pagina Facebook, naturalmente, tenete sempre sotto l'occhio la pagina Facebook, dove metto gli avvisi quando faccio live. Anche oggi ho messo l'avviso che avrei fatto questa live la sera, forse avrei fatto, insomma, adesso vedete che lo sto facendo, quindi sono riuscito a farla, adesso per ora la facciamo. E quindi siete sotto occhio sempre la pagina Facebook, dove metto appunto tutti i collegamenti, sempre tutti gli avvisi se faccio le live o no. Poi la pagina Instagram, dove metto varie foto, varie cose, adesso domani metto qualche foto, adesso vediamo. Se vado in qualche posto qui vicino, metto una foto, qualcosa, vediamo. E poi la pagina, se la pagina mail, otakubiker@gmail.it, quindi se volete contattarmi direttamente lì. Insomma, poi naturalmente insomma i canali qua per mettere i post e durante la live qua. Quindi, come dico sempre, la live del sabato è quella più leggera, così metto gioco, metto magari se volete farmi qualche domanda sulle live precedenti, quando parlavo di video sul manga, oppure sulla letteratura giapponese, anche delle lezioni giapponese, se volete farmi delle domande, io metto un attimo in pausa il gioco, anche il video e vi rispondo. Quindi questa è la live. Anche con altre live su sempre potete chattare liberamente durante la live, quindi farmi delle domande naturalmente se volete sapere qualcosa, però questa qua proprio quella del sabato proprio adibita a queste cose, quindi se volete domandarmi qualcosa io metto in pausa un attimo e vi rispondo. E che altro? Avevo messo tutto, sì, ok, allora iniziamo, vediamo un po', ragioniamo un po'.
Prima sono riuscito un po' ad andare avanti con Ren Sedai, sono riuscito a sconfiggere il boss, quello del quello dalle mazzate, non so se vi ricordate, se avete visto il video del sabato scorso, sono riuscito a sconfiggerlo, quindi ripartiamo a quel punto lì. Quindi adesso un attimo apro, allora apro l'emulatore, come dico sempre, io uso l'emulatore perché appunto non posso collegare la console, sia Master System al computer, perché la console vecchia è tanto non si può collegare al computer. Quindi uso l'emulatore. Però sono giochi che ho, quindi sono giochi che ho con la cartuccia originale, quindi non ci sono problemi. Purtroppo c'è solo questo modo qua, se sconoscete con la cartuccia originale, comunque uso l'emulatore, insomma è abbastanza comodo. Allora, intanto, un attimo che lo faccio partire, poi quando è partito lo faccio vedere. Intanto speriamo che oggi non vada troppo lento. Allora, un attimo, metto in pausa, apro. Apro il punto dove sono arrivato e poi vi faccio vedere. Allora, qua c'è questo qua. Questo, ok. Allora, adesso lo faccio vedere. Dov'è? Schermo desktop. Ok. Qua, eccolo qua. E mettiamo schermo intero. Allora, vediamo se lo vedete, schermo intero. Dai. Non si vede? Ok, vedete qua, sono riuscito a sconfiggere quello lì, il boss che dava le mazzate, quindi proprio sono riuscito a sconfiggere. Adesso non mi faccio vedere perché ci ho messo un'ora per riuscire a sconfiggere, ripetutamente andare avanti e riaprire sempre la parte quella per cercare di sconfiggerlo. Quindi adesso andiamo avanti. Ecco, l'ho sconfiggio. Mi si è staccato un attimo, mi si è staccato il microfono. Mi si è staccato il microfono, i toni di cuffia. Sentite, ok. Allora, quindi andiamo qua, via, ecco, andiamo, lo slash, niente, io questo salto, ok, e adesso ci diamo una mezz'oretta e poi vediamo. Allora, andiamo qua, no, su, volevo andare su, sbagliato, no, aspetta, lo facciamo perché volevo andare su, no, su, allora lo riapro. Non riapro perché dovevo andare giù. Ho sbagliato a muovere. Adesso qua, sconfitto, boss sconfitto. Ecco. Dovevo andare giù invece, andiamo su. Comunque mi sa che tocca rifare quella parte dell'altra volta che c'era. Che alla fine c'era il boss che era quella specie di falena gigante. Insomma. Dunque prima facciamo questo pezzo qua. Allora, devo andare, faccio un po' così qua. Andare giù. Ecco, così è. Vai, ecco così. Viene il pulsante, poi vai giù. Ok, adesso andiamo qua su. E qui c'è il tutorial. C'è il tutorial, insomma, c'è le cose che ti allena. Vediamo un po'. Ecco così, parte da qua, vediamo qua. Ok. No, tocca ricominciare. Anche qui c'è, guardate un attimo. Tocca sempre ricominciare. Guardate che colpisce anche, tocca ricominciare. Un po' per se mai lasciamo, però perché voglio andare fino in fondo mi fai tornare, non so se dà una vita in più, dai, nel giro non basta, ah, e chi è? Poi una volta che ti tocca perdi un po' di energia, vabbè sì, dai, dai. Ah. Vabbè, qui non ci ho fatto andare avanti, adesso non riesco. Non riesco ad andare avanti. Ecco, facciamo così. Avanti, ok. Ok, andiamo avanti. Qua c'è sta parte un po' ci ho provato un po' ma sbaglio qua, c'è qua non riesco ad andare avanti, c'è di prova, vediamo un po' cosa mi faccio, non so proprio come fare, no. Non cammino metto in giro chiaro, una cosa strana, cioè no.
adesso proprio non so. Poi mi colpisce, niente. Quindi ho provato, ma ci ho provato 3-4 volte e non riesco a trovare il momento giusto. Proviamoci un po' di volte, se mai dava. No, perché volevo vedere se dava. Alla fine si dava qualcosa, magari. Una vita in più, qualcosa. Vediamo un po'. Adesso forse riesco, magari. Poi... Oh, ah no, dai! Cioè, non riesco a superare quel punto lì. Se mai... Eccola, vai. No, bisogna che salvo... Sono andato per ricominciare. Ecco, salvo un attimo. Guarda io quel punto lì. No? Per passare a ricominciare a capo. No, aspetta, ricominciamo a tirare a capo perché sennò qua sono anche un sacco di giro qua, ricominciamo un attimo, diciamo che mi ricordo di salvare. Allora, andiamo qua, abbiamo detto com'è che è? No, dai, ho sbagliato. Mi sbaglio in tasto. Aspetta, ricomincio. Adesso tasto qua, devo usare. Tasto, tasto. Ho sbagliato tasto. Questo qua, devo usare. Questo qua, ecco questo qua. Dove vai? Vai giù. Andiamo su. No, sto pezzo lo salvo, se no. Vediamo un po' se riesco. Mi sta un po' a caso. Dai. Salvo qua perché sennò ogni volta tocca sempre in partita inizio. Allora, questo sarebbe il livello 4, dovrebbe essere il livello 4. Vediamo 4 1, vediamo proprio questo pezzo qua, 4 1 4 1. Mettiamo due pezzi tutorial, vediamo tutorial perché serve, ti fa imparare come si usa la spada. Quindi andiamo qua. E adesso qua, tento di passare, non ce la faccio. Non capisco perché. Ah, non è che se... No, aspetta un po'. No, niente. Non si possono distruggere queste cose. Aspetta. Sei lento? No. Non mi serve. Riesco a poi del tempo giusto per passare, perché poi tempo passa che faccio. Vedi, ecco. Proprio non si riesce a passare. La cosa è impossibile, sta cosa. Cioè sto gioco c'ha dei momenti proprio difficili da passare. Qua. No, vedi. Poi tempo andavanti che te lo. No. Infatti va. Se riesco a passare, non so, adesso riprovo. E proviamo. Così forse. Che la scivolata, non so. Perché. Non so quando avanti è passato. No. O bassi o vai avanti, puoi farti due. Ecco, se è passato però. Non cammina. Quindi non so come fare adesso. Ah, vediamo un
poi nel frattempo. Io proprio non so come fai. Non so proprio come fai ad andare avanti. Cioè, non si riesce ad andare avanti. Proviamo un po'. Se mi riesco, perché magari si prende la ricorsa. Proviamo, dai, è tanto che passava, io non so. È una cosa proprio difficilissima, questa cosa. Non capisco che fa così. Cioè, tu come devi fare a passare? Come devi fare? E se abbasso non cammina, è stato che camminasse abbasso, è questo, niente. Cioè, c'era il gioco tipo quello che avevamo fatto l'altra volta. E che camminava anche da basso, no? Si metteva abbassato, però camminava, va bene. Invece questo, se si abbassa, non cammina. Non so proprio come fare, guarda. Come facciamo? Vedi. Proprio, non c'è proprio il tempo che deve passare. E poi dovrei conservare un po' di nuovo. Oh, abbiamo fatto! Oh! Aspetta, adesso salvo, perché sennò... Abbiamo fatto, miracolo, abbiamo fatto. Allora, salvo qua, sennò... Guarda. Vittoria. Mettiamo... Allora, uno. Due. Salvo. Andiamo avanti da qua. Siamo arrivati a otto. Che si può fare qua. Allora. Qua c'è il tempo giusto che so. Sbagliato. Nostro tutorial è difficilissimo. È più difficile il tutorial del gioco. Dai. Oh, sono fatto. Giù. No, e dai, perché ci vado? Questo gioco proprio, cioè tanto scivola, solo che scivola, tanto scivola e casca giù, non lo so, dai, dai, poi, ecco, qua gliela fanno, adesso, vai, giù, oh, ma perché fa così? Poi mi sarei quasi fatto, che basta superare questo pezzo e dovrebbe essere finito. Di qua. Allora. Dai, salta. 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 Vai. Andiamo. Adesso vediamo. Oh, ecco, abbiamo fatto. Ah, una tolta qui così c'è, no, dai. Una tolta si chiama, dice. Sto facendo così una cosa. Aspetta, salvo perché non voglio. Devo rifare un'altra volta il pezzo. Se mi la faccio passare lì, ci stiamo un'altra volta. Allora, vediamo un po'. Dopo metto, vediamo questo video come, non so come, un video che parla di Tokyo. Sa che è un po' vecchio, è stato postato su YouTube nel 2018, però mi sa che come video è un po' più vecchio. Lo vediamo, insomma, può essere interessante per vedere la Tokyo di anni fa. Insomma, e gli anni 80, no, perché quando è... Vai! No, dai, perché? Ho visto? Questo è un altro po' difficile. È un altro punto difficile questo. Allora, metto qua su, vai! Oh, dov'è? Ma c'è niente? No, allora devo entrare dopo. Vai! Ah, dov'è quello? Dicendo che mi ha aumentato la vita, mi ha aumentato la vita. Boh. E se non ci fa ancora che fate aumentare la vita? Questa. Aspetta un po'. Aspetta, salviamo, mi è venuta una cosa, niente. Cioè, se ci provo, mi aumenta la vita ancora di più. Cioè, voglio provare questa cosa. Allora, famo.
Ah, aspetta, non so più come nominare queste cose. Vabbè, famo quattro. Famo 3B. 3B. Ci riproviamo, se volete, magari, se riesco a fare tutto, mi dà altre energie, ancora di più, adesso vediamo. Ci proviamo un attimo, se riesco, niente. Vediamo. Ah, niente. Aspetta un po'. Ah, questo è forse la cosa. Vabbè, niente, si può fare. Vabbè, su. No, adesso devo andare. Adesso una torta di fa. Allora, devo fare quel pezzo lì, no? Ah, sì, devo tornare qua. Vediamo come devo andare avanti. Via. Sono fastidiosi, sì, forse. Questi occhi sono fastidiosi, lo so. 10 metri. Ora, adesso andiamo qua. Questo è quello dove c'è il boss, che è la falena gigante. Che qua. Quindi adesso vediamo un po'. Tocca rifare tutto questo pezzo. E questo si doveva farlo prima. Si doveva farlo adesso. Rifacciamo tutto questo qua. Tocca farlo. Questo sarebbe quinto livello, lo dominiamo con quinto livello. Comunque c'è più energia, quindi c'è più possibilità di farlo. Vai, salve. Infatti salta anche meglio adesso, prima. Ma non ci faceva la trota, è più difficile saltare. Ecco, così. Questo niente, si può niente, stai sotto, non va, ecco, ok. Oh, via, andiamo qua. Aspetta, ma non c'è un'acqua, c'è un'acqua, io mi ricordo. Intanto facciamo fare questo. Quasi mai le cose, quelle borracce che ti aumenta l'energia. E com'è? E che è la famosa questa? Niente, facci di male. Facci di male. Pochissima energia. Fatto per un tempo. Vai, va. Oh, non fatto. Aspetta, due gradi qua, andiamo di qua. Allora così, quindi la faena è più là. Qua che c'è, un po' qua che c'è. Ah, tanto questo qua, pratica la cosa. Qua non ho salvato, quindi la Cina c'è pochissima, quindi niente, adesso però muoio per far cominciare. Per la vita, quella lì. Perché? Okay. No. Vabbè, cominciamo qua, dai, vai. Ah! Cominciamo qua. Tocca di fare questa cosa. Ti va bene. Giri. Non mi sa gira. Vai su. Vabbè, pratica,
Sì. Basta. Chi è qua? Cioè, di come fai? Di quando salti? Cioè, sto proprio anche questo quando salti è un po' difficile a colpire quando salti. Yes. Ma è più difficile sta parte qua che della parte del gioco normale. Dai. Aspetta, quella forse è difficile. Vieni. Adesso per salto io mi copro. È sciolto. Allora vediamo un po' come fa. Non mi sei girato, non si gira. Che non si gira? Non si gira sto piano. Adesso avanti 5 minuti qua basta. Però devo salvare di quel punto che vabbè insomma ricomincio. C'è di paura solo, poi c'è, perché devo salvare il punto che mi sono ritirato. Adesso quella parte bisogna farla tutta perché non ho fatto il salvataggio. Oh, cioè, sono caduto. Questa è la cosa giusta. Quanto tempo è? Andiamo un po', ancora un altro po'. No. Allora. Oh, ma perché? Avevo capito. Così si può dare da modo di più. Io ti no, perché mi caduto giù, dai? Mi caduto giù. Cioè, sto coso qua, no, quando si deve muovere non si muove, quando invece non si deve muovere. Ma un po' come fai? Oh, oh, vai. Ma chi sa? Salvamo, salvo. Allora, si tocca iniziare. Allora, che ci mettiamo qua? Famo... livello 5. Livello 5, 1, tutorial. Tutorial 1. Oh, no, dai. Niente, mi sono mosso. Mi sono mosso mai. Messo mosso Mario. Allora. Pronti? Via. Ma perché? Dai. Cioè, se è stato non posso tirare fuori la spada, come deve fare? Come si deve fare a fare la vita da samurai per integrare la possibilità? Se non ti fanno i combatti questi. Aspetta, sì. No, non posso saltare. Tu, dove sei? Dove sei bagnato? Adesso abbiamo il tasto qua. Un attimo, ok. È andato giù il tasto. No, sono giusti che qua. Come mi dà giù? No. Ma se avviamo il tasto del joystick, adesso lo faccio. Insomma, che giù il tasto, sto porto. Ah, ecco. Questa è la cascata. Ecco, sì, vabbè. Ah, no, aspetta, cominciamo. Mi sei incassato con il tasto. C'è un joystick un po' così, insomma, ho guardato. Qui dicevo, vai. Qui scende. È buono però insomma. Non è proprio quelli super professionali che costano un sacco di soldi. Vieni qua sotto,
guardando perché ne va. Non mi torna su. Allora, vediamo un po' se faccio così. Ah, dopo cade giù. Dai, che fa così? Oh, andiamo avanti un po', che c'è qua. Ma qua c'è sta missione. Ah, ecco, andiamo qua. No, aspetta, dove andiamo? Sopra o sotto? Andiamo sotto? Andiamo sopra. Andiamo sotto. Vediamo che c'è. Andiamo, andiamo là. Ah, questo qua. Aspetta, salvamo. Questo fa un livello 6. Fa un livello 6. Allora. Livello 6. Se mai da solo ci ritorno su quel tutorial lì e poi magari se mi va a metà vita, insomma, vedo com'è, come messo. Allora, livello 6, livello 6, 1, 6, 1, 6, 1. Ok, adesso vediamo un pezzetto, poi andiamo a vedere il video. Allora, vediamo qua. Questo c'è sto problema, questo tasso che mi va giù, ma tu lo penso, non si fa. Oh, se mi fa così un po' spostare. Oh, oh, oh. Sì. È buono qua, no? Non si possono distruggere. Lo pastiglio è buono. Cioè, ma qui dove siamo? Sul tacco, non capire come sta qua. Salta. Salta. Ok, cavolo. E casco. Adesso proviamo questo ultimo dopo. Vediamo il gioco. Cioè, ci proviamo. Ma ste bolle qua ti danno fastidio. Non si possono eliminare? No. Non si possono eliminare. Salta. Te puto giù. Avevo capito. Basta, insomma, ho visto un pezzo nuovo, sono uscito davanti. Ok, usciamo. E andiamo a vedere sto video. Allora questo stacco il joystick. Adesso qua bisogna che lo smonto e vedo un po', magari se un po' sporcato il tasto, allora non va giù bene. Allora, questo video. Adesso apro il browser e poi vediamo sto video com'è. Ho trovato sto video su Tokyo, dura poco più di mezz'ora, quindi dopo magari metto anche un po' in pausa, quindi per le 10, o le 10 in 4, 10 20 poi vuoi spegnere. Intanto vi dico che, ma ti posso fare una live, no? L'ho detto ieri, che ho fatto una live che parlavo di, che facevamo lezioni di lingua giapponese, e parliamo di tatua giapponese, no? Ma ti posso. E parliamo di due autori, che è Yosuke Kutagawa e Osamu Dazai, i due autori molto importanti della tatua giapponese. Vediamo un po' se parte adesso. Non si parte, ci dai. No, si blocca. Dai, perché ti blocchi? Dai, forse parte. Dai un po', mi sa che parti. Dai, andiamo. Vediamo questo video. Immagini contrastanti del Giappone contemporaneo, concentrazione e dinamismo. Ai movimenti precisissimi di una danza, che anche teatro e movimento, si contrappone la martellante tensione di un traffico che ha dimensioni epiche. Esiste un denominatore comune a immagini così divergenti? Oppure si tratta di due mondi che si ignorano a vicenda? C'è un commento che ha scritto di sotto che dice che la musica è un po' troppo alta rispetto all'audio dei parlati, quindi un po' da fastidio. Che infatti di solito la musica si mette come sottofondo quando parla il narratore. Vediamo un po' come si sente. E si sente ugualmente insomma quando parla. Sembra un po'. Oggi Tokyo rappresenta la punta più dinamica dello sviluppo industriale e urbanistico del pianeta. Nessuna città al mondo è cambiata così rapidamente nei pochi decenni trascorsi dalla fine della seconda guerra mondiale. Qua si vedono automobili arrivate. Anche tanto, mi sa un po' vecchio come dire, insomma, vediamo.
interessante, poi vediamo. In queste vie del quartiere di Akihabara si trova forse la maggiore concentrazione mondiale di elettronica di consumo. Akihabara. Quartiere elettronica, ma quartiere anche dei usati, di manca e anime. Un popolare luogo di incontro è la piazza davanti allo studio Alta, dove un mega schermo funziona da magnete per una pittoresca gioventù. Si fa il tour, ma quindi è arrivato. Tokyo è una città policentrica e molte delle funzioni metropolitane sono distribuite in differenti quartieri che spesso sembrano vere e proprie città autonome. Infatti sono città, ogni quartiere è chiamata città, ogni quartiere di Tokyo. Shinjuku è il principale di questi centri, una città dove si può trovare di tutto, dai grattacieli ai parchi e dalle vie dei divertimenti alle gigantesche aree commerciali. La cosa sente da Tokyo, si sente qua là. Shinjuku che è famoso il City Art, no? È il quartiere City Art. Tokyo, come gran parte del Giappone, si trova in zona sismica. Perciò fino a una trentina d'anni fa non si riteneva opportuno costruire edifici alti. Era ancora vivo nella memoria il ricordo della distruzione della città causata dal terremoto del 1923. Che cazzo c'è? Dopo un po' di dati antisismici. Ma ormai la tecnologia antisismica e la fame di spazio hanno portato anche a Tokyo i grattacieli. Questa è la città, sta assumendo rapidamente l'aspetto di una New York nipponica. Questo è il palazzo del governatore. È il governatore della città, del governo cittadino, del governo di Tokyo, proprio della prefettura di Tokyo. È la sede del governo cittadino. Il centro direzionale di Shinjuku e in particolare il nuovo municipio progettato da Kenzo Tange sono gli esempi più interessanti dell'architettura contemporanea giapponese. C'è sia il sindaco che il palazzo del governatore. La prefettura. In questo edificio aveva sede la Jiyu Gakuen, una celebre accademia dove negli anni 20 e 30 vennero sperimentate straordinarie forme creative di espressione artistica. Anche se è un po' vecchio, ma non sapete. L'edificio fu costruito dal grande architetto americano Frank Lloyd Wright e fu enormemente impressionato durante il suo soggiorno in Giappone dallo stretto rapporto dell'arte e dell'architettura tradizionale giapponese con la natura. Secondo la mentalità giapponese, le riproduzioni di antichi modelli hanno la stessa dignità artistica degli originali. Come si vede in queste xilografie, che riproducono perfettamente le forme inventate dai maestri del passato. Infatti c'è questa cosa, differenza, ascoltate in casa. Insomma, qua c'è questa cosa proprio differenza che c'è con la cultura nostra, noi ci teniamo molto all'originale, al pezzo originale, quindi al libro originale, al quadro originale. Anche agli edifici originali, quindi a mantenere, a restare gli edifici originali. Invece c'è questa cosa diversa dalla cultura giapponese. Novità in generale, che anche in Cina, però in Giappone molto. Di quei tempi che sembrano vecchi, ma non sono vecchi, sono sempre ricostruiti, no? Magari sono tempi che sono lì da 1500, però vengono sempre rinnovati. Vengono sempre cambiati i pezzi, aggiunti i pezzi nuovi. Restaurati di continuo, quindi ormai di quello originale c'è quasi più niente, le parti originali. Quindi c'è proprio questa cosa di rinnovare sempre di continuo, anche un momento un palazzo, un edificio di mille anni fa sembra, non è come l'anno che magari c'è un edificio proprio di mille anni fa, perché di mille anni fa proprio le pietre originali, invece là c'è proprio questa cosa di rinnovare sempre di continuo. Con tecniche identiche a queste, Ukosai e Hiroshige, i grandi maestri ottocenteschi della stampa con matrici di legno, crearono...
sono le loro poetiche rappresentazioni del paesaggio giapponese. Le stampe, come fanno le stampe? Il xilografino. È la famosa onda di Yokosaki. Io ci ho passo attaccato su... I vari centri e quartieri che compongono l'area metropolitana di Tokyo sono velocemente collegati tra di loro da una rete capillare di treni sotterranei o sopraelevati. Uno dei maggiori successi della tecnologia giapponese è lo Shinkansen, il treno ad alta velocità che collega Tokyo con le principali città a nord e ad ovest della capitale. Lasci cazzo a questi dei modelli due. Ci sono anche gli otaku di treno, cioè poi famosi otaku, gli appassionati proprio delle tratte ferroviarie, piace vai, gli orari di treno, le stazioni, proprio i modelli di treni, cioè, proprio gente che appassiona loro. In contrasto con la modernità dei treni e delle linee, la stazione centrale di Tokyo, in congrua imitazione di quella di Amsterdam, appare modesta e poco appariscente. Sono sacche anni 80, più anni 90, che si vedono. Ma 80 e 90 sono. Quelli da poco, che si vede dalle auto. Ormai in gara sfrenata con le città americane per ogni genere di primato, Tokyo possiede il più lungo orologio a pendolo del mondo, situato nell'altissimo atrio del grattacielo NS, nel centro direzionale di Shinjuku. Ci sono i vari. Al di sopra dell'orologio, un'aerea passerella chiamata Ponte del Cielo attraversa il profondo pozzo luminoso che costituisce il ventre dell'edificio. Ci sono i simboli dei costi, l'oroscopo, le stelle di Osaka, cinesi, giapponesi. Di ogni anno, diverso lo scopo nostro, ogni mese, ogni anno. Tokyo è più spettacolare che bella. La febbre della modernizzazione sembra aver prevalso su ogni altra considerazione. La città moderna appare essenzialmente come un'immensa macchina da lavoro, resa funzionale dai sistemi di trasporto che la percorrono orizzontalmente e verticalmente. Dopo vediamo i crediti sotto bene. Nel video c'è scritto nel canale. Il parco Ueno, con i suoi 100 ettari, è il maggiore di Tokyo. Fra le sue numerose attrazioni c'è il lago Shinobatsu, ricoperto di foglie di loto. Che difficile. Tokyo è una banda per gli amanti dell'architettura. Si trovano un sacco di edifici diversi. Architetti anche moderni. Nella terra che si allunga nel lago sorge il piccolo tempio votivo Benten, dedicato alla dea della musica, della danza e del teatro. La dea Benten che è anche un personaggio. La statua del Buddha con una sciarpa al collo accoglie i fedeli che procedono al rito della purificazione delle mani. Quello Cizzo punta, Cizzo punta. Benten è anche il personaggio di Usa Yatsuma di Yamu, no? Benten che è quella aliena che c'ha sempre da fare a tavolo Boshi. Però originalmente è la dea, dove stava ripreso il nome ormai, sul manga. Al termine di un semplice rituale, i fedeli depositano la loro preghiera o invocazione scritta e lasciano un'offerta. La religione buddista, teoricamente praticata dalla maggioranza dei giapponesi, è in realtà riservata alle grandi occasioni. I suoi fondamenti filosofici sono stati tuttavia assimilati nelle abitudini e nei comportamenti quotidiani. Parco Ueno è molto bello, c'è i vari... Nel parco Ueno sorgono i principali musei di Tokyo, tra i quali il Museo Nazionale dell'Arte Occidentale, progettato da Le Corbusier, il Museo di Scienze Naturali e il grandioso Museo Nazionale, chiamato un tempo Museo Imperiale. Il museo principale lì, il parco Ueno. Questa porta rossa, coperta da un tetto con le tegole grigie, è l'ingresso all'Università di Tokyo, la migliore del Giappone. Da qui escono i grandi burocrati dello Stato, i manager e gli uomini politici che reggono i destini del paese. Dai Goku. Povero di risorse naturali, l'educazione è un fattore fondamentale per lo sviluppo economico.
Già all'inizio di questo secolo l'analfabetismo era praticamente scomparso e nel corso di poco più di 100 anni il Giappone è riuscito a darsi uno dei migliori sistemi educativi del mondo. La competitività nelle scuole è durissima e naturalmente soltanto i più preparati possono accedere all'Università di Tokyo. Forse c'è qualche video che parla sulla scuola giapponese su YouTube, magari posso vedere qualcosa. Quindi nelle prossime volte vedo qualcosa, se trovo qualcosa fatto bene, però. No, quei video può farti un po' così, sul sistema scolastico giapponese. Sumo. Il sumo è lo sport nazionale dei giapponesi, anche se il baseball è diventato altrettanto popolare. Pensi che vuole che serve anche il calcio. Il calcio è superato il baseball. Mai. I lottatori, veri eroi nazionali, devono sottoporsi a una durissima preparazione fin dall'adolescenza per ottenere quella potente muscolatura che li rende tanto temibili e naturalmente il peso appropriato. Un buon lottatore non pesa mai meno di un quintale e non è insolito incontrarne uno sopra i 150 kg. Ma già che ne ho, c'è quello. Che è in altro tempo questo. Lo Yushima Seido è un santuario dedicato a Confucio, saggio cinese vissuto nel VI secolo a.C. Fra il 600 e la metà dell'800, l'edificio fu utilizzato come scuola di teologia e filosofia. Il santuario, che risale a circa 300 anni fa, fu più volte distrutto da incendi o dal terremoto. L'edificio attuale, che si spera più duraturo, è stato costruito in ferro. Il confucianesimo, arrivato in Giappone più di 1000 anni fa, trovò un terreno fertile per il suo sviluppo. Gli imperatori ne utilizzarono le regole fondamentali nei rapporti tra individui e famiglia e tra individui e Stato per dare una dignità filosofica al principio dell'autorità politica che essi incarnavano. Eh sì, è importante. La filosofia ufficiale è stata in Cina, in Giappone, in Corea anche. Tutta la parte est, anche in Vietnam. Ha influenzato tutte le zone. Takeshita Dori, nel quartiere di Harajuku, è una delle vie della moda giovane che fornisce il look più aggiornato e più fragoroso ai suoi entusiastici clienti. La gioventù giapponese, ormai abituata ai viaggi e al confronto con altre culture, è curiosa e avida di mode provenienti da Europa e Stati Uniti. Lo spiccatissimo senso degli affari giapponese afferra naturalmente al volo tutte le occasioni per riproporre in patria anche la più esotica delle abitudini, nell'abbigliamento come nello sport. Domenica pomeriggio, nel vicino parco Jojogi, i giovani di Tokyo si scatenano nelle più disparate esibizioni occidentalizzanti, con effetti spettacolari e spesso volutamente esilaranti. La vera imitazione, peggio che la loro, insomma, la messaggiata che vuole venire. È stile da anni 50. Che occhettare, tutti i vari stili. È proprio anni 80 questo video, proprio anni 80, però qua insomma non è che cambiamo tanto. Sull'attiguo parco Meiji si affaccia allo stadio nazionale, dove si svolsero le Olimpiadi del 1964. Il ragazzo l'hanno rifatto per fare le Olimpiadi adesso, no? Ma pare che l'hanno buttato giù, l'hanno fatto no. In mezzo al verde di fianco, del parco si trova il tempio shintoista più importante di Tokyo, il mausoleo Meiji. L'edificio originale fu distrutto negli ultimi mesi di guerra.
La costruzione attuale fu finanziata da donazioni e contributi di privati cittadini, animati da un fortissimo sentimento di orgoglio per i tesori del passato. Questo mausoleo fu elevato alla gloria dell'imperatore Meiji, che tra il 1867 e il 1912 riorganizzò il Giappone dalle fondamenta, aprendolo al mondo e alla tecnologia occidentale. Avevo visto buono adesso. Il shintoismo si sviluppò come religione tipicamente giapponese, fondendo elementi del buddismo con antiche credenze nelle forze della natura, tipiche del Giappone arcaico. Diventò anche la religione nazionale, incentrata sul culto della figura dell'imperatore. Ci abbiamo visto tipo il video l'altra volta, guardavo. Quando è arrivato l'apertura al Giappone, all'Occidente, quindi la rivoluzione Meiji. I parchi e i giardini giapponesi sono l'espressione concreta dell'amore di questo popolo per la natura. Spesso raggiungono vette di perfezione in un'atmosfera di rarefazione spirituale. La cerimonia del tè risale a circa 500 anni fa, quando ne furono formalizzati i vari aspetti. Consiste in un rituale ristretto a poche persone che ha luogo in una costruzione particolare, il padiglione del tè. Della bevanda, per la quale si deve utilizzare soltanto tè verde macinato, è in realtà il pretesto per una forma di meditazione che richiede semplicità, tranquillità e armonia. Lo stilizzato senso estetico che presiede alla cerimonia riguarda ogni suo aspetto, gli inchini, le parole di formale apprezzamento che vengono scambiate fra i partecipanti, i percorsi attraverso il giardino e la casa, i tempi rigorosissimi e codificati di ogni operazione. È una forma d'arte fortemente influenzata dal buddismo zen, che ha come scopo la purificazione dell'individuo. Ma vedete se trovavo qualche altro video che parlava del buddismo, dei vari tipi di buddismo, già questi, e del shintoismo. Ma cosa ci ho visto prima? Ho guardato qualcosa, magari se trovo qualche video che parlo delle regioni tradizionali giapponesi, shintoismo e vai come occultismo, adesso vediamo. Come ho trovato un giorno che già ho trovato dei video belli da vedere, quindi vedremo altri video. Nulla, quindi però vediamo, nulla, secondo finito il giro d'Italia che posso facciamo i video al pomeriggio. No, non pomeriggio, mi sembra che il suo video abbastanza lungo. È il quartiere per antonomasia dei negozi e del passeggio. Qui, in un mare di... Ha detto? Un attimo, non ho capito. Ginza è il quartiere per antonomasia dei negozi e del passeggio. Qui, in un mare di luci notturne, si affollano anche i ristoranti, i bar e i luoghi di divertimento, tra i quali spicca il più famoso teatro del Kabuki. Ginza che è vicino alla stazione di Tokyo, davanti alla stazione di Tokyo. Cioè vicino al suo Tokyo, che c'è. Il nome Ginza deriva dalle parole Gin e Za, che significano luogo dell'argento. Qui infatti tre secoli fa era la sede della zecca nazionale. Ginza. Infatti Gintama perché sapeva fare l'argento. Anche oggi Ginza è il luogo del denaro e del potere economico e ha come suo simbolo l'edificio della Sony, massima potenza mondiale nel campo dell'elettronica. Ginza. Disco music, rock e karaoke sono popolarissimi a Tokyo. Per 2 anni la discoteca Giuliana, sempre affollata, è stata il punto focale della vita notturna della metropoli. Vabbè, qua finito tanto quello che sta guardando. Sto video vecchio. Vabbè, insomma, vediamo com'è a Tokyo di quell'epoca. Che tanto non è che cambiava tanto, è cambiata di moda, ma insomma, siamo sempre lì. C'è più tecnologia, ma per il resto non è che abbiamo
Adesso si vede i ragazzi mangiano il tipo telefonino quasi. Per il resto. Come si è cambiato? C'è sempre discoteche, c'è sempre le posti di divertimento, quindi è cambiato di moda, non lo so. La tradizione teatrale giapponese assume due forme principali, quella dell'antico teatro no, di origini aristocratiche, e quella molto più popolare del teatro kabuki, sviluppatosi a partire dal Settecento. In ogni caso, si tratta di un teatro totale che utilizza la musica, la danza e la voce. Da queste tradizioni nasce anche il buto, uno stile di danza particolarmente apprezzato in Europa per i suoi contenuti d'avanguardia. Qui vediamo una lezione di danza rituale tradizionale, eseguita da un virtuoso che ha ripreso antichi stilemi originali, dai quali sono poi derivate alcune delle figure del kabuki e del buto. Akasaka è un altro quartiere alla moda, noto per la vivacità della sua vita notturna. Vi sorgono due tra i maggiori alberghi di Tokyo, il New Otani e l'Akasaka Prince, quest'ultimo progettato da Kenzo Tange. Canali e ponti arditi sulla baia ricordano che Tokyo è una città di mare, anche se le attrezzature portuali sono concentrate nella vicina Yokohama. Per ovviare al sovraffollamento del centro urbano, un quinto della baia di Tokyo è già stato riempito nel corso degli anni per ricavare nuove aree cittadine. C'è il signor artificiale. Nel palazzo Honda sono esposti alcuni favolosi modelli di auto e motociclette della celebre casa, un mito anche per i giapponesi. Questo è il parco di... L'acquario è una delle grandi attrazioni di Tokyo. Ingegnosi percorsi situati sotto le vasche permettono di ammirare la fauna marina da un'angolatura insolita. Questo pare sempre a Ueno, per esempio, qua. Inaccessibile al pubblico e circondato da mura massicce, il Palazzo Imperiale è tuttora il punto focale di Tokyo. Questo è il nuovo paese. L'ingresso si trova subito dopo il ponte Nijubashi, uno dei luoghi più fotografati del Giappone. Il palazzo vero e proprio è un edificio basso e ampio, coperto da un tetto verde. L'attuale edificio sostituisce il palazzo originale distrutto dai bombardamenti. La maggior parte del complesso è occupata da giardini, laghetti e boschi. L'imperatore Hirohito, che era un biologo, si preoccupò di costituire al centro della città una splendida riserva naturale. Davanti ai severi cancelli del palazzo Akasaka, i giardinieri addetti al parco giocano al calcio, la cui popolarità è in continuo aumento nel paese.
Il palazzo, che fu la residenza dell'erede al trono, viene attualmente usato per gli ospiti di Stato in visita a Tokyo. Costruito all'inizio del Novecento, il palazzo Akasaka è una via di mezzo fra Buckingham Palace e Versailles. Una delle conseguenze del traumatico arrivo dell'ammiraglio Perry e delle sue navi nella baia di Tokyo nel 1853 e ancor più dell'imposizione al Giappone dell'apertura al commercio internazionale fu il propagarsi degli stili europei nelle grandi costruzioni pubbliche. Poi ti subire, Buckingham Palace. Affacciato. Kappabashi Dori è la via specializzata in attrezzature per la cucina e in particolare per i ristoranti. A Tokyo anche il turista più sprovveduto può orientarsi facilmente nella scelta dei piatti al ristorante. Nella vetrina vengono infatti esposte elaborate e precisissime copie in cera dei vari piatti disponibili. Negozi specializzati come Maizuru riforniscono i ristoranti di questi facsimili che sono spesso piccole opere d'arte. C'è proprio una firma artistica, sì, per fare tutti questi piatti, le produzioni di piatti. Vediamo, al sushi, è tutto fritto. La tradizionale cucina giapponese è una recente e piacevole scoperta da parte del mondo occidentale. Questo è vero. Il pesce crudo tagliato a fettine sottilissime, le verdure passate nella pastella prima di una frittura bollente e la cottura con salsa di soia hanno ormai reso popolari nomi come sashimi, tempura e sukiyaki. La torre di Tokyo, alta 330 metri, è forse l'edificio più vistoso del panorama metropolitano. Chiaramente ispirata alla Tour Eiffel di Parigi, viene usata per le telecomunicazioni, oltre che a scopi turistici. Ah, famosa torre di Tokyo. Ah, questa è la volontà. Tokyo, che in precedenza si chiamava Edo, è la capitale ufficiale del Giappone dal 1868. L'area metropolitana, che già nel Settecento era la più popolosa del mondo, conta oggi circa 12 milioni di abitanti, ma con la vicina Yokohama, l'intera conurbazione supera ormai i 20 milioni. Il terzo dell'Italia, 20 milioni. Grandi statue di Buddha, seduto, come vuole la tradizione, su una foglia di loto, accolgono i fedeli e i visitatori del popolare tempio Sensoji di Asakusa. Asakusa. In altro quartiere vicino a Asakusa, sta a nord della stazione di Tokyo. La strada che porta al tempio, Nakamise Dori,
è una stretta e pittoresca via piena di negozi di souvenir e di cianfrusaglie varie. È questo un lontano ricordo del tempo in cui presso le aree religiose si effettuavano scambi e riunioni commerciali. L'area del tempio, che include anche un santuario, è molto popolare. Emana da essa un'atmosfera sorridente, più di festa rituale che di concentrazione spirituale, molto consona all'atteggiamento dei giapponesi di oggi verso la religione. I vari passaggi rituali sono l'occasione per un incontro bene augurante e perciò festoso. I fedeli compiono le prescritte abluzioni, lavaggio delle mani e risciacquo della bocca, e si passano il fumo dell'incenso sulle varie parti del corpo per preservarne la salute. È quasi pieno, però c'è poco, per il defino. Ma dai, stai interessato, poi via. Poi il chiotto, poi via penso. Ma quella è magia. L'arte del tatuaggio, di cui si ha notizia in... Quella che si vista prima, la svastica, è magia, che sarebbe appunto la croce buddista. E non c'entra niente con la svastica, quella lì. Nazista, perché è rovesciata, è una rovescia. E gira nel senso orario invece quella nazista in senso antiorario, quindi non c'entra niente. Adesso c'è stata la polemica recentemente con il manga che è uscito, Tokyo Revenger, che c'è, sulla copertina c'è appunto c'è il Manji, e ci sono state le censure, insomma, che ha detto. Da noi invece la J-Pop ha pubblicato la copertina con il Manji, e insomma c'è stata le polemiche, c'è stata, insomma, stavano da queste cose. È la croce buddista, quindi non c'è niente. In Giappone da ben 2 millenni si pratica tuttora, anche se tende ad essere limitata a specifici ambienti sociali. I giapponesi preferiscono un tatuaggio di tipo fittamente decorativo che ricopre una parte molto estesa del corpo. Tatuaggi così elaborati richiedono mesi e mesi di lavoro, anche perché difficilmente le persone che vi si sottopongono riuscirebbero a resistere a sedute più lunghe di 2 ore. Tatuaggio. Vediamo cosa avete oggi. Kabukicho è il più noto quartiere a luci rosse di Tokyo. Deve il suo nome al tentativo, evidentemente fallito, di trasformarlo in un vasto centro culturale, con al centro un importante teatro kabuki. Chi ciò che hai detto è Shinjuku, la zona Shinjuku, è la zona particolare di Shinjuku. Oltre a funzionare come quartiere dei divertimenti a sfondo sessuale, Kabukicho ospita anche ristoranti, cinema e teatri con normale programmazione. Ciò che più impressiona di questo fenomeno sono le sue dimensioni. La quantità di locali disponibili, dai club agli alberghi a ore, ai locali da ballo, è enorme. Ci sono palazzi interi di bar e nightclub, con parecchi locali su ogni piano. I famosi alberghi a ore, i Labo 3. I Maga, gli anni si vede spesso. Beh, se lui si vede, insomma. Dove va il Giappone? Con il suo patrimonio di conoscenze tecnologiche e organizzative e la sua enorme flessibilità, sta guidando il mondo verso indubbi obiettivi di sviluppo economico. Tokyo affascina proprio per la sua immagine di possibile città del futuro. Allo stesso tempo, le condizioni materiali e psicologiche della vita quotidiana ispirano preoccupazione. Le antiche filosofie, con il loro spirito di adattamento e di tolleranza,
riusciranno a mantenere in equilibrio la fragile psiche umana? Figlio. Dai, stavo bene. Interessante, insomma. Anche se un po' vecchiotto, insomma. Non è che cambiamo molto poco, insomma. Guardando questa morti. Incongrua Turei Fail in versione nipponica, sorge il dubbio che Oriente e Occidente stiano continuando a rincorrersi anche nei simboli, invece di tentare di fondersi. Malgrado i molti segni di compenetrazione delle due forme di cultura, esse sono ancora difficilmente decifrabili le une dalle altre. Ok, beh, beh, dai, mi è piaciuto, non stava male. Allora, cos'è il studio del Piago? Distribuzione di Agostini nel 1994 stava fatto. La di Agostini nel 1994 ha fatto sto video, quindi infatti si vede i maci che gli aiutate iniziali qua. Poi c'è il commento, dice, documentario fantastico, ma il difetto è stare la musica da qua, anziché di sottofondo, sono passata la voce. Quindi vabbè, non è vero, poi si sente, dai, chi ha detto, si sente la voce. E quando parlava si sente. Vabbè, mettiamo mi piace. Dai, bello, stava bello. Stava interessante. Dai. Un tanto lungo. Quindi. Ok, anche oggi abbiamo fatto. Abbiamo fatto questo video. Abbiamo giocato un po', quindi anche oggi abbiamo fatto la live. E niente, ora come tu ci vediamo martedì prossimo e parliamo di letteratura giapponese. Ho detto prima di Yosuke Kutagawa e di Osamu Dazai, due autori molto importanti che magari in Italia sono un po' meno conosciuti, però. Ah, vi ricordo, vi ho detto l'altra volta, ho detto, che se vi interessa c'è questa nuova collana che pubblica, il Corriere della Sera che pubblica i libri di letteratura giapponese, quelli più recenti, gli autori più recenti, ha cominciato con Murakami, poi pubblica anche Banana Yoshimoto e altri autori. Gli autori più recenti, proprio quelli proprio contemporanei, proprio anche, soprattutto anche di questi autori, i libri più proprio che sono usciti negli ultimi anni. Quindi, intitolato La grande letteratura giapponese, ma insomma non è che ci mette i grandi classici, quindi. Però insomma è interessante anche quella. Ve lo consiglio, se volete conoscere un po' di letteratura giapponese in generale, quindi potete, o come inizio, potete cominciare a comprare qualcuno di quei libri, costa meno di 10 euro al libro, quindi è abbastanza interessante. E che altro? E quindi ci vediamo martedì prossimo, quindi parliamo di letteratura giapponese. Poi quella giovedì, come ho detto l'altra volta, la sposta venerdì, e quindi continuiamo a parlare di noi funzionari della lingua giapponese. Andiamo avanti. E poi sabato prossimo vediamo se riesco, diciamo anche sabato prossimo a fare un po' alla sera, a fare un'altra live alla sera, e vediamo. E quindi niente, spero sia stata interessante anche questa live, quindi ci vediamo martedì prossimo. Un saluto a tutti e tocco anche alla prossima.